Siamo in diretta! Oh, sì, ci siamo in siamo! diretta, ci siamo! Questa è la diretta di compleanno di Damiano! Come potete notare, siamo quattro persone. C'è anche la diva, Damiano fa passare la diva. Ecco la diva! Damiano, chi è lei? È nostra mamma, si chiama Simonetta Lolli in arte e si chiama Simona Lolli in anagrafe. Esatto, Cioè, esatto. il nome di battesimo è, sì, il nome di battesimo di nostra mamma è Simona Sì. e il cognome di nostra mamma è Lolli. Lolli, ma lei si fa chiamare Simonetta. Lei si fa chiamare È una Simonetta. diva? Sì, si fa chiamare Simonetta Lolli. Sì, è una E diva. tu? È una diva. Io? Sì. È il tuo compleanno, Damiano! Guarda, Dami, guarda Oggi quanti auguri! è il mio È il compleanno. giorno che aspetti tutto l'anno! E perché questa diretta? Perché non si può fare nessuna festa, ahimè, o sbaglio? No, non sbagli per niente. Ahi, noi non si possono fare le feste, ma guarda quante persone ci sono! Grazie, guarda! Sono tutte qui per farti gli auguri! E allora Grazie, dai, rispondi, grazie. rispondi a un po' di auguri, guarda, guarda. Ma ogni volta che vedi auguri, rispondi, vai. Sì, Vai. grazie. Mi sa che si va avanti così a lungo. Una signora ha scritto bellissima mamma, quindi Quindi qualcun deve altro dire deve dire grazie grazie. lei. Grazie. Sì, grazie. Allora, Damiano sei elegantissimo, io sono vestita totalmente a caso, come potete notare, veramente a caso. Suo? Tu sei messo bene. Sì, io e Damiano ci siamo vestiti insieme perché volevamo essere eleganti per voi a differenza sua. No, ma io sono qui in tinta con Damiano, qui in tinta con te, Dove? e qui, Sei sicuro? e poi basta, resta tutto a caso. Dami, 736 persone che ti Grazie, fanno gli auguri! Vabbè, però 700... grazie. 730 persone è un po' un assembramento, no? 700, grazie, lo stesso anche se sono 700, mi sarebbe piaciuto di più. Di Di più! più. Ma comunque, cosa facciamo? Diteci voi. Allora, noi suggeriamo di spegnere le candeline e se siete d'accordo, tiriamo fuori la torta e Damiano spegne le candeline dopo che gli cantiamo tanti auguri. Altrimenti possiamo anche... Filippo fa le opzioni dietro. Questa è la numero S. Grazie a tutti. Guarda che bei commenti. Ma non sei contento? Sì, cioè, grazie per i commenti, grazie a tutti. Quindi ecco, direi o cantiamo gli auguri, cioè facciamo tutte e due le cose, e se volete vi cantiamo anche un famosissimo. Mia sorella mi rompe le balle, ovvero mia sorella mi rompe le balle. Se volete vi mettiamo la base musicale e la cantiamo, cioè la canta lui. Vediamo le risposte. Vediamo le risposte. Chi la vuole? Chi vuole entrambe? Un netto. Chi Chi vuole vuole che di Damiano canzone? ricanti qualcosa a sua sorella? Un canto d'amore. È proprio d'amore. Vogliamo sentire Damiano cantare, dice Simona. Auguroni da Federica. Ma uccidilva, Camilla, Carmen, Damiano, ma ti stanno facendo tutti gli auguri. Torta e canzone, tutte e Tutte e due. due. Tutte e due. Allora, da cosa partiamo? Prima la Tutti dicono sì canzone. cantare, certo. Perché si cantano entrambe. Posso anche accompagnare male al pianoforte se volete, nel senso che proprio suono male. No. Quindi la sbaglio di sicuro. Dammi, rispondi un po' di commenti, io provo Vediamo i commenti che ci sono, dai, vediamo. E anche tanti auguri a tutte le altre persone che compiono gli anni Ah, oggi. beh, sì, Perché nei tanti. commenti ogni tanto vediamo: è anche il mio compleanno! Auguri o no? O Eh solo a sì, te gli auguri? eh no, anche agli altri, anche agli altri. Allora, Ma sentiamo com'è che è? cosa fa Margherita. Si vede Margherita piegata sul piano. Ah sì, ah, e no, che non mi ricordo più le note.
notte. Guarda che buona per i commenti. Poi abbiamo anche il fastonato del pianoforte, sentite. Ah. È proprio atroce, è bruttissimo, inascoltabile. Damiano, allora. E fategli tre, fai tante. Allora, fatti, tanti anni, fai. Bastonato, eh? Questa è la prova, questa è la versione di prova. Perché adesso vedi, le prime note le so, ora le sbaglio tutte. Guarda. Eccola, sentiamo, eh. No. Alla terza però basta, eliminata. Aspetta che ci riprovo. No. Ma e se intanto tirassimo fuori la torta? Ma se intanto Damiano ti cantasse una canzone d'amore? Damiano, sì. Cosa ne dici? Mi dedichi la tua canzone preferita? Eh sì! Va bene, perché io sono assolutamente simpatica e sopportabile. Mia sorella mi rompe le balle. Dammi. Dice che deve fare tutto lei. Ma non è vero. Perché sono un uomo Asperger. Ma tranquilla mi so mantenere. Io lavoro, cucino e guido. Sta tranquilla, ti so mantenere. Sì, ma non dirlo che mi mantieni tu. A sociale ero anch'io. Beh, a sociale, cosa vuol dire? Però poi sono cresciuto. Mi piace stare da sola. Tu invece, io. Sta al computer. Sono millennial. Noi amici, doni messi. Su internet. Come mai cucino io? Sei bravo. Siamo realisti, tu non fai niente. Sono io quello normale, più ancora te speciale. Vabbè, sono acquario. Dai, smetti di parlare. Io speculo, non va. Ed inizio a lavorare. Ma non c'è lavoro per dai, i giovani. Dai, inizio a lavorare. C'è il COVID. E mi lasci riposare. E mi lasci riposare. Oppure questa canzone potevo finirla andando in alto. E mi lasci riposare. Va bene, allora direi che spegniamo le candeline. Che ne pensate? Un'altra canzone, però non abbiamo fatto le prove. Volete un'altra canzone o no? Poi così, perché potremmo fare la canzone che abbiamo fatto Tu sì che vales, o sbaglio? Sì, certamente alla grande possiamo fare la canzone che abbiamo fatto Tu sì che vales. Altrimenti possiamo fare la canzone delle semifinali di Italia's Got Talent. Sì, alla grande anche quella. Se gli va. Aspetta. Dammi, guarda quanti auguri intanto. Mm-hmm. Ma ti immagini, è come se fossimo tutti insieme a fare una mega festa per te. Grazie, ecco, fatti vedere. Sì, eccomi, facci vedere. Ci sono, eccomi. Sì. Ah, ora... fatti vedere. Eccomi. Tutti i profili? Sì. Così? Sì. Sexy. Oh, ma guardiamo il profilo più bello, Damiano! Sulla quale tra poco arriveranno delle belle candeline. Damiano, la tua torta l'hai vista? Oh,
Grazie, è bellissimissima sta torta, stupendissimissima sta torta. Poi specifichiamo che è una torta gelato, perché Damiano non ama il pan di Spagna, eccetera, e quindi ieri siamo andati a farci fare la torta gelato. C'è scritto auguri Dami. Ah sì, adesso la prepariamo con delle candeline. Adesso candeline e poi sarà il grande momento in cui proverò a suonare al pianoforte tanti auguri a te. Di nuovo? Beh, magari questa volta lo faccio giusto. Che ne pensi? È un'ottima idea! So qui! Sì? Ma se facessimo intanto la canzone di Tu sì che vales? Non sei pronto. Non sono per niente pronto. Non è pronto? No, non me l'aveva detto. Vabbè, ma è perché siamo presi, cioè, festa, e allora ci sta, no? Sì, assolutamente. Sì. Io ci sto, cioè, sempre pronto a fare una scena, sì, potevi dirlo. Sì. Non lo proviamo da mesi, ma... Damiano mi sta trattenendo. Voglio che ti metta, voglio che ti fa... Voglio... Allora, prima ho detto alla Margherita di farsi vedere... Giusto. Ora dico a te di farti vedere. Ma io sono sempre qui, sto organizzando dietro le quinte. Infatti la tua torta di compleanno deve essere preparata. Esattamente. Ma quanto sono belli i palloncini su tutto il muro. Indovinate chi li ha attaccati. Tu sei un organizzatore mitico. Vado a preparare la torta. Sì, sì, sì. Non facciamo la canzone. Quale? La canzone... Quale canzone? Quale canzone volete? Allora... Mi manca un po' quella che... La versione della calunnia non sarebbe male. Ah, sì. Però non ti sei scaldato troppo la voce, forse? Già, non mi sono scaldato troppo la voce. Me la sono scaldata un pochino. Però possiamo provare a farla lo stesso? Perché no? Con o senza base? Dì, proviamo con base. Con base. Allora, vi spieghiamo un attimo la premessa di questa canzone. Qualsiasi canzone, purché cantata da Damiano. Ed è meglio così, perché se cantassimo noi altri sarebbe un disastro. Quindi facciamo una versione rifatta della calunnia. La calunnia è un venticello. E che cosa dice questa canzone? E il testo che facciamo noi? In pratica si parla tanto degli autistici, si dice, si hanno tanti pregiudizi, e poi se guardiamo bene, le persone comuni fanno delle cavolate abbastanza imbarazzanti, no? Sì. Ad esempio dicono di noi, ti ricordi? Dicono di noi. Sì, gli autistici si agitano senza motivo e diventano aggressivi e non sono e non saranno mai persone razionali, autonome, indipendenti, e poi in questo momento... Non e tutte queste cose qui? Sì, e tutte queste cose qui. Che sono delle cavolate o no? Sì, sono delle cavolate! Perché si agitano, poi dopo stai al semaforo, sei fermo al semaforo, no? In quel secondo in cui il semaforo da rosso diventa verde, non fai in tempo a mettere la prima che sono... Dai, che è verde! Muoviti! Ma dai, è verde! Ma poi tanto, ma ti muovi, eh! Dai, che devo andare a fare la pedicure! Dai, la pedicure! Dai, muoviti! Ecco, esatto, cose simili, cose simili. chissà perché anche quando tu e soprattutto lui ha recitato mi è venuto da ridere. Perché è tragicomico, Damiano. Non riuscivo a preoccuparmi. E quindi dicono di noi e voi? Sì, dicono di noi e voi invece. Ci sei pronto per cantare? Sì. Aspetta. Ho finto di dover cantare io, anche se non è vero. L'autismo. Sull'autismo. I pregiudizi sono lo specchio. Uno specchio. Dei tuoi problemi. Perché in fondo sei speciale pure tu. Io? Sempre io? Fammi un esempio dei problemi? Mantenersi il bambozzone, non alcuna intenzione per la foto più carina.
fa il culo di gallina, fa il culo di gallina, e le spunte di WhatsApp ti fai selfie con la star, sei una stalker compulsiva, ecco l'ossessività. Ma è curiosità, si chiama informazione. Qui l'autentico sono io, se ti piace l'aforisma. Sì, dimmelo che lo scrivo su Facebook, l'aforisma, vai. Puoi sederti sul trono più alto del mondo, ma sarai sempre seduta sul tuo sedere. Sul tuo sedere, sul tuo sedere, sul tuo Se ragioni con quello vuol dire che hai proprio la faccia da culo. No, dammi! Va bene, va bene, va bene, va bene. Ecco ora, ecco, grazie, grazie. Cioè, in realtà tu devi dire grazie. Cioè, grazie, grazie, grazie a tutti voi. Grazie mille a tutti voi, grazie tanti a tutti voi, grazie mille a tutti voi, grazie tanti a tutti voi. Ma quanto ci manca fare gli spettacoli dal vivo, Dami? Tantissimissimissimo! Però è un po' come essere fare gli spettacoli, guarda quante persone ci sono, tutte per il tuo compleanno, Dami. Grazie. Allora, le soffiamo grazie. Queste candeline? Eh sì, alla grande che le dobbiamo soffiare, ah, cioè alla grande che io le devo soffiare. È un po' come se le soffiassimo tutti insieme, dai. Dopo le metti qui e dal cellulare arriva... Però no, meglio non diffondere il fiato in questo periodo, no. Forse no. Beh, tutti da casa, adesso arriva la torta, Damiano. Noi cantiamo tanti auguri e anche voi da casa, non vi possiamo sentire purtroppo, però sarebbe bellissimo che tutti cantaste tanti auguri. Ovviamente noi altri siamo tutti stonati, quindi sì. tappatevi le orecchie. Madre, sì, prego. Madre, venga pure qui davanti. Sì, ecco, fatti vedere anche tu, perché prima ho voluto che si mettessero in mostra Margherita e Filippo. Ora ti devi mettere in mostra tu, mamma. Bene. Allora. Ci dai te in là, vai, Dami. E one, two, three, four. Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri a Damiano, tanti auguri a me. No? È rimasto basito, scusate. Adesso tu non vedi l'ora di mangiarla, vero? Sì, magari condividendola con tutti. No, quanto sei un amore. Dopo la condividiamo, la condividiamo. Sì. Vieni, allora. Grazie veramente, grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti per essere stati con noi, per aver fatto gli auguri a Damiano, o no? Sì, grazie. Grazie tante, grazie mille, grazie di cuore a tutti voi. Di, non è stato un giorno col circo, vabbè che il circo in realtà era del fumetto, però purtroppo non hai la tua band da sogno di musiciste tutte donne, purtroppo non ci sono tutti gli invitati che avresti voluto, però guarda quante persone hanno partecipato alla tua festa. È stata una mega mega festa questa, e dopo la torta ce la mangiamo, però. Sì. Ce la mangiamo la torta. Quindi, una cosa che non c'entra... Visto che adesso, fino alla fine, quasi fine di dicembre, ci saranno anche le tazze, no? Le nostre tazze col libro.
E in occasione del compleanno di Damiano, cosa c'è? Ah, in occasione del mio compleanno per le tasse... Prego, Damiano. In occasione per le tasse... No, del compleanno. Cioè, allora... Del tuo compleanno, le tasse... Sì. Vieni, dalla a me. Che... Sì? Dalla pure a me, dammi. Sì. Allora, questa... Ti metti in una posizione sì. Allora, questa è una tazza. Ora vi faccio vedere l'altra tazza. Ecco, le renne ci sono sempre, giusto? C'è anche Babbo Natale, l'albero di Natale, e le tazze sono... Cosa sono? Utili. Sì, di base utili, ci si può bere liquidi, dai, solidi, anche se i solidi è meglio non berli. Anche il libro, il libro. Ma le tazze, quindi, in occasione dei tuoi 39 anni... In occasione dei miei 39 anni, le tazze hanno lo sconto del 39%! E sarà un po' come avere un fumetto damianesco natalizio a casa. Un pezzo di Damiano a casa. Sì. E poi c'è ovviamente anche il libro. E poi c'è anche il libro. E, eccolo qui. Il nostro libro. Lo diciamo perché in realtà chi ci conosce da un po' di tempo sa già tutte queste cose, però ci sono sempre nuovi arrivati, allora insomma noi ricordiamo, qui c'è la storia che chi l'ha letto sa anche che non è poi così allegro come potrebbe sembrare, cioè non posso spoilerare, però non è neanche troppo triste, cioè Damiano, tu che sei più bravo a spiegarti. Ah sì, direi tragicomico o neanche. Un po' tragico. Diciamo comico. Tragicomico è giusto, scusatemi. Non è proprio tragico. Ma beh, però, tra l'altro. Anzi, direi tra il triste e il e il pieno di speranze e di sogni. Pieno di speranze e di sogni. Ecco, perché è quello in cui crediamo. E mi raccomando, anche voi, se avete dei sogni, credeteci e provate a realizzarli. E non ascoltate chi dice che non ce la potete fare. Perché noi ci crediamo tanto, o no? Sì, sì, ci crediamo alla grande, alla grandissimissima. Anche alla grand'errima? Anche alla grand'errima. Anche alla grandesca? Anche alla grandesca. Alla frunci-funchi? Eh sì, anche alla frunci-frunci o frunchi-frunchi. O frunci-frunchi o frunchi-frunchi. Tra l'altro, altra news... Nostra sorella, perché adesso non è qui ma verrà questa sera, mi dispiace, stiamo aumentando, ogni tot vedrete un membro della famiglia in più perché siamo tanti in realtà, ha iniziato a fare dei quadrettini natalizi, che sono questi qui, che poi metteremo sul sito, lei è un'artista, li fa a mano, quale ho preso? Ma c'è un mega Babbo Natale, è caduto il bigliettino da visita. Un pinguino scino, lei l'ha chiamato pinguino saltino. Insomma, se vi piacciono anche questi, metteremo anche questi sul sito. Abbiamo il pinguino saltino. Aspetta, poi ce n'è uno che abbiamo chiamato quadretto trash, perché lo vedrete. Questo è carino. Questo è l'orsacchiotto. Ah sì, l'orsacchiotto a bracciotto. Orsacchiotto a bracciotto, li ha dipinti a mano nostra sorella. Preparatevi, ora ne arriva uno inquietantissimo. Dami, questo lo trovi un po' inquietante. Eh sì, inquietante, direi inquietantissimo. Però molto natalizio. Non si sa mai che qualcuno di voi non voglia mettere una cosa un po' inquietante, che so, all'albero. Lui si chiama Gattino Abetino, lo giriamo? Eh sì. Il gattino... 1, 2, 3! È tipo un gatto allucinato. Eh sì. Cosa ne pensi di Gattino Abetino? Perché ha gli abeti attorno agli occhi, il Gattino Abetino. Ti lascia senza parole, lo so, lascia senza parole molti di noi. E non stiamo insultando nostra sorella, ma è un gatto inquietante, non ci possiamo fare niente, lo dice anche lei. E per ultimo abbiamo il Volpino Regalino. Regalino l'ho aggiunto io. Ah, e non ha ancora un nome. Non ha un nome, ma potete darglielo voi. E li fa lei a mano, li fa nostra sorella a mano. Psichedelico il gatto, sì, psichedelico. Bisognava farli negli occhi tipo il vortice.
Ecco, quindi li metteremo sul sito e sono in queste buste molto carine, fatte a mano da lei. Ecco, falle vedere, centrale, eccetera. Ah sì, la centro, giusto? Giusto. Sì. Sì, cioè, centro, sì, anche sì, se qua di dietro... Ecco. Sì, qui esce un Babbo Natalo, Natalo soprattutto, eccolo. Comunque, va bene, detto questo, Dami... Vuoi dire qualcos'altro? Vuoi fare qualcos'altro? Vuoi cantare qualcos'altro? O vuoi ringraziare tutti e andare a mangiare la torta? Vorrei ringraziare tutti e andare a mangiare la torta! Oh, va bene, tra l'altro sto leggendo i commenti, ma che carini, gattino a Bettino come il mio stile di vita! Ecco, allora se vuoi troverai il gattino a Bettino sul sito. Il volpino regalino è un amore, è vero. Certi sono un amore, certi sono inquietanti, ma vabbè, prendiamo tutto con lo spirito natalizio. Caro Dami, lasciamo... qualcuno vuole sentirti cantare ancora? Ah sì, direi a questo punto di cantare il pezzo che abbiamo fatto... A tu sì che vales. Non abbiamo Belen con noi, come facciamo? È un problema. È un problema. Scusate, mi consulto. Tu intrattieni. La 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 la. Ok? Ok. Avete sentito? Spero di no. Quindi, bene, bene. Ultima canzone. Sono in diretta con voi. Auguri da me e Margherita. La Rosanna. Ciao Rosanna. Maria Rosa. Annalisa. Lorenza. Marica. Maucci. Dilva. È un nome originale, forte. Antonella Marangoni. Mary. Giloni, Alessandra, ciao Luisa, ciao Caterina, ti sta facendo gli auguri, Dami. Ciao a tutti, cioè grazie per gli auguri, ciao anche, ciao. Allora, ci stiamo preparando per farvi un'ultima canzone, e quindi tu dirai. Come? Ok. Scusate, ci dobbiamo consultare in segreto. Intrattieni. Sì, io non so come mai, quando rido così, mi viene il doppio mento e qua mi vengono le fossette. Come mai? Forse perché per anni sono stato troppo grasso e ora che sono dimagrito, qua questa parte qui non mi è andata via per niente, magari ritornassi figo come quando facevo le superiori e anche quando avevo 20 anni. Scusa, ti posso interrompere perché è troppo bella questa canzone che stai improvvisando. Ok, va bene, ci siamo. 21 anni e poi un po' alla volta a partire dai 21 anni mi sono fin troppo ingrassato e poi... Ma adesso? Adesso sfortunatamente sono dimagrito grazie a Filippo. Lui è Filippo. E ti senti meglio? Sì. Fisicamente? Sì. Come? Fisicamente, di salute, ti senti meglio? Sì, di salute, mi sento benissimissimissimo. Non ti fanno più male i piedi, giusto? No, non mi fanno più male i piedi. E i talloni, e le gambe. Né i talloni, né tutte le gambe. Ok, direi che possiamo iniziare con la canzone. Sei pronto? Sì. Pronto? Com'è che era l'introduzione?
Com'è che era l'introduzione? Cosa dicevamo? Ah, Damiano è single! Certo, è single, ah, giusto. È vero, ma in tutta questa storia, appunto, Damiano è dimagrito per un motivo, perché Damiano sta cercando la ragazza. Sì, ecco, ripeti da capo. Da capo, ma come ci dobbiamo posizionare? Come viene? Sì, come viene, ok. Ok, beh, è difficile stare in tre in un telefono verticale. Va bene. Ok, qui, sì, Damiano, qual è il problema di Damiano? Damiano è single! È single, quindi guardatelo, osservatelo, diffondete il verbo, perché stiamo cercando una donna che possa renderlo felice! Sì. Togliercelo dai piedi! Oh sì! E, insomma, siete tutti qui, no? Sentite quante cose sa fare Damiano, dai! Sì. So cucinare, so pulire casa, so guidare l'automobile... Vi so fare la spesa, vi so prenotare la ceretta, sono perfetto Cenerentolo! E poi guardate. Sì, appunto, nel senso, ma poi guardate che manzo! Lui è sexy e... Sta preso gusto! Beh, però è single, è single! Purtroppo! Purtroppo è single! Quindi... Margherita! Dammi! Ma perché sono single? Io non sono un cattivo ragazzo! No. Ma forse ho pochi capelli! Forse. La pancetta provocante tant'è! La pancetta provocante si è! Ma come dovrebbe essere questa ragazza? Tante forme, una taglia 40. La scelgo io. Bella, forte, sensuale, un po' bruna. Vabbè, ma la vuoi perfetta, Damiano. Capo cuoca e capo famiglia. Pure. Ma? Son cazzate. Dammi. Basta che stia sicura di sé. Sì. Piaccia a sé, giusto? Ami sé. Sì, e quindi come deve essere? Non importa se sia ricca, no. Se sia brutta, se sia bella, se sia alta, chiatta, se sia snella. Non importa. Lei? Sa bene. Quel che fa, sì. E? Con gli occhi. Con gli occhi. Lei mi fa. Cosa ti fa? Lei mi fa. Grazie. Allora ti va bene? Sì! Sì, vedi? Va bene, levo il pasticcino. Il pasticcino? Lei, ma anche lei! Va bene! Bene! Già che c'ero pure con questa potevo finire andando in alto. Lei sa bene quel che fa. A Damiano piace anche finire in alto. Ha tutte le mani cioccolatose. Sì, portiamo via questi. Oh.
Mi è venuta voglia di mangiarli. E tanto, mangiatene uno che è il tuo compleanno. Bene, allora con questo noi vi salutiamo. Andate sul nostro sito, che c'è appunto per i 39 anni di Damiano il 39% sulle tazze. Da stasera a domani troverete Gattino Inquietantino, ah no, Abetino, Volpino, Orsacchiottino, Orsacchiotto a Bracciotto e pure il pinguino Sertino. Ecco, e fatti a mano da nostra sorella Iris. E grazie mille, grazie davvero, grazie di tutto, sono state tantissime persone, è stata una mega, mega festa. Grazie. O sbaglio? È stata una mega festa o no? Non sbagli per niente, è stata una mega festa, anzi direi una meghissima festa. Allora finiamo con botto. Una festa mega, direi una festa meghissimissima. Finiamo alla grande, dai. Con un attimo di silenzio.